turista, abbiamo chiesto per un visto turistico, ci siamo, la manifestazione evidentemente non era autorizzata, è un piccolo, altro piccolo particolare, con lo spirito e la forza della non violenza, che apre molte porte apparentemente inaccessibili. La non violenza è l'arma letale, in questo caso, dei regimi. Quindi qualsiasi iniziativa per la democrazia a Cuba, per i diritti umani a Cuba, deve avere, rispettare la coerenza tra i mezzi che si usano per ottenere quegli obiettivi e l'obiettivo stesso, il fine. La non violenza deve prefigurare lo scenario non violento che si vuole che si instauri in un dato paese. Beh, è la storia del Partito Radicale, non violento, è la nostra storia ed è la nostra forza. Non hanno reagito, ci hanno consentito di manifestare, noi abbiamo salutato come un fatto anche di novità questo, lo avranno fatto per calcoli, lo hanno fatto perché c'era Maria Fida Moro, la figlia dello statista Aldo Moro, che è riconosciuto internazionalmente per la sua intelligenza, per la lungimiranza, la sua anche tolleranza, non nel senso di tollerante, ma nel senso di rigore nei rapporti internazionali portati a appunto obiettivi di pace, eccetera. Forse non potevano permetterselo di arrestare Maria Fida Moro, la figlia di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Non ci interessa per cosa hanno fatto, noi siamo convinti che se quell'azione si è svolta nel modo in cui si è svolta è perché nel modo in cui noi ci siamo andati, con il comportamento che abbiamo tenuto, forse ha disarmato tutte le più diciamo, cattive intenzioni che ci potevano essere. Ieri ho concluso il dibattito alla Camera, stesso Jacopo veniva a trovare, siete a corrente alternata, perché dopo si discuteva il disegno di legge di ratifica di un'altra convenzione con lo Yemen. Perché i diritti umani a Cuba sono un problema e non lo Yemen? Facendo questo paragone, questo parallelo, ho ripreso la parola per dirvi, perché la differenza è fra un governo, quello di Saleh nello Yemen, il quale certo non è anche quello, lo Yemen non è un sistema e non pretende di essere, non viene propagandato come tale, un sistema perfetto, secondo i canoni del diritto internazionale, gli standard democratici, non è certo lo Yemen un sistema che corrisponda pienamente, ma la differenza è che da una parte nello Yemen abbiamo un capo di governo, un presidente, che decide di portare fuori il suo paese dal suo passato violento, di colpi di Stato, antidemocratico, e decide di affacciarsi, di approdare alla democrazia attraverso cose concrete. Con il governo dello Yemen noi abbiamo organizzato una grande conferenza, sponsorizzata dal governo esattamente su questo, sui diritti umani, sulla democrazia, sulla ratifica della Corte Penale Internazionale. Lo ha fatto il governo il quale subito dopo quella conferenza del 2004 ha deciso di ratificare lo statuto della Corte Penale Internazionale. Abbiamo potuto fare quella conferenza, ne abbiamo fatte anche delle altre. Questa è la differenza tra un governo che consente di fare conferenze internazionali sponsorizzate e dall'altra parte un regime che dura da mezzo secolo, che non concepisce altro se non la perpetuazione di se stesso, pensando di poter andare avanti ancora per altro mezzo secolo. Queste sono cose che contano e differenze che noi facciamo nel giudicare le imperfezioni. Noi riteniamo che il sistema, la democrazia in Italia non ci sia, che non sia adeguatamente corrispondente alla Costituzione italiana, agli standard internazionali, quindi figuratevi se noi possiamo tollerare che standard minori di principi Stato di diritto possano essere tollerati nello Yemen piuttosto che in altri posti, però bisogna avere anche il senso delle proporzioni e dei paragoni. Vi ringrazio molto, scusatemi davvero se non sono stato molto.